cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con l'andamento della curva pandemica sul territorio nazionale. Secondo il più recente bollettino diramato dalla Protezione Civile Nazionale, sono 9.660 i nuovi positivi al Covid a fronte di 244.429 test processati. Il tasso di incidenza è sceso al 3,9%. Torna invece a guarire quello che è il numero dei deceduti. Nelle ultime 24 ore, infatti, si segnalano 499 vittime. Aumentano di 57 unità i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre invece c'è un calo di 38 persone per quanto riguarda le terapie intensive. Pubblicato dall'unità di crisi della regione anche il bollettino coronavirus in Campania con i nuovi casi Covid che sono stati 919 nelle ultime 24 ore con solo 7 persone risultate sintomatiche. I tamponi sono stati 11.073 di cui 587 antigenici con 38 deceduti di cui 15 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Importante anche il numero dei guariti con 1.355 persone. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, per quanto riguarda la terapia intensiva, sono 656 i posti a disposizione della regione, ne sono occupati 103, mentre invece per quanto concerne la degenza ordinaria 1.480 posti sono occupati a fronte di 3.160 a disposizione. Ora i dati Istat, l'effetto Covid, perché ci sono più mascherine, gel igienizzante, ma anche calze da casa e scarpe da trekking per adeguarsi a quelle che sono le restrizioni all'attività fisica in spazi chiusi, puntando su passeggiate e spazi aperti. L'effetto Covid si fa sentire anche su quello che è il nuovo paniere dell'Istat, ovvero l'elenco dei beni presi come riferimento per valutare quello che è l'andamento dei prezzi. Infatti, nel nuovo raggruppamento entrano i dispositivi sanitari diventati pressoché indispensabili in questi mesi, dunque le mascherine, ma anche appunto il gel igienizzante, ma anche altri beni il cui consumo è cresciuto a causa delle limitazioni per appunto contrastare il contagio, tra cui, come si diceva, scarpe da trekking e scarpe da ginnastica, il cui consumo, appunto, leggendo il report, è cresciuto per i vincoli legati allo svolgimento delle attività sportive. Non sono però le uniche novità di quest'anno, c'è anche la transizione verso una mobilità nuova e sostenibile, soprattutto le ricariche elettriche per le automobili e i monopattini elettrici. Tra le new entry spiccano anche integratori alimentari, servizi di posta elettronica certificata, i dispositivi antiabbandono, la macchina impastatrice e la bottiglia termica. Si aggiungono anche addirittura interiori o frattaglie di animali, scalogni e pomodori da insalata. Non c'è nessuna uscita invece dal paniere perché, ha spiegato l'Istat, non sono indicati segnali di obsolescenza. Questa indagine che appunto serve a valutare quello che è l'andamento dei prezzi di circa 30 milioni di quotazioni di prezzo di questo tipo che vengono utilizzate soprattutto per stimare l'inflazione. Intanto sono stati diffusi in data odierna quelli che sono i dati relativi ai prezzi a gennaio con l'inflazione che è tornata positiva. C'è stato un aumento dello 0,5% su base mensile, lo 0,2% invece su base annua. Questo rialzo dovuto all'attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici, nonché in misura minore per quello che è stato il pronunciato dei prezzi dei trasporti. Sì al vaccino AstraZeneca anche per gli over 55 in buona salute, lo ha precisato in un parere la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA, che ha detto comunque in attesa dell'acquisizione di ulteriori dati, al momento si suggerisce comunque un utilizzo preferenziale nelle popolazioni dove sono disponibili delle evidenze maggiormente solide, ovvero i soggetti tra i 18 e i 55 anni. Tuttavia, il rapporto beneficio-rischio
presente per il vaccino per questa particolare categoria è comunque favorevole. Dunque, questi dati indicano che in termini di riduzione percentuale l'efficacia del vaccino AstraZeneca è comunque inferiore a quella a RNA messaggero, però c'è un livello di incertezza per i cittadini over 55 cui, come si diceva, viene comunque suggerito l'utilizzo del vaccino, ma c'è bisogno di ulteriori dati sul punto proprio per avere maggiori conferme. È partito nella giornata di ieri un progetto innovativo per le classi del liceo scientifico di Somma Vesuviana, collegate tra di loro per rispettare il distanziamento sociale attraverso la tecnologia LIM, ovvero lavagne interattive multimediali, ovvero è successo che ogni prima è stata divisa al 50% in un'aula e l'altro 50% in un'aula video, con metà classe con il docente di base e l'altra metà nella classe a fianco. In questo modo entrambe le classi erano collegate rispettando il distanziamento sociale e allo stesso tempo la didattica in presenza. Per le altre classi si procederà con la didattica in presenza al 50%, così come stabilito dall'ultima ordinanza regionale. Sul punto sentiamo le parole della preside Anna Giuliano. Per le prime, noi in modo particolare, proprio grazie alle innovazioni tecnologiche, quindi alle LIM in ogni aula e a tutte le attrezzature necessarie per poter mettere in campo questa didattica innovativa, noi abbiamo la maggior parte delle prime in presenza, ovvero al 100%, ma non nel 100% nella singola aula, ma suddivise, quindi 50% in due aule adiacenti, collegate tra loro dalla LIM e da, ovviamente è collegata ad un PC, e in un'aula c'è il docente di base prevalente, mentre invece nell'altra aula c'è l'organico COVID, il docente COVID. Quindi, diciamo, il docente COVID funge da supporto per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. Grazie ad un ottimo orientamento, noi abbiamo confermato il trend di crescita già iniziato nell'anno scolastico 2019-2020 per quanto riguarda le iscrizioni ai nostri indirizzi. Una crescita sensibile si è avuta già dall'anno scorso per quanto riguarda l'indirizzo liceo scientifico, opzione scienze applicate, ma anche confermando anche il successo del liceo classico e sia del liceo scientifico tradizionale. Un buon successo anche l'abbiamo avuto nel liceo matematico, che prevede la convenzione con l'Università di Fisciano, e anche del nostro liceo Cambridge, prestigioso liceo Cambridge, per il quale siamo convenzionati con l'istituto Cambridge School International. Proprio sulla situazione Covid all'interno delle scuole, con il caso di Somma Vesuviana, ha parlato Maria Giuliano, la presidente dell'Associazione Pediatri della Campania. La ascoltiamo in una conferenza stampa. Allora, noi sia la pediatria di libera scelta che i medici di medicina generale hanno firmato, contrattualizzato all'interno dei propri doveri, diciamo, e anche del proprio lavoro, anche il poter fare i tamponi antigenici rapidi che possono servire di aiuto alle USCA, quindi nel contact tracing, cioè quindi praticamente individuare i positivi. Allora, noi ci siamo resi disponibili subito e abbiamo ovviamente anche con l'ASL Napoli 3 Sud, che ci ha fornito tutti i materiali, quindi i DPI, che sono tutti i materiali di protezione, insieme al tampone e ai tamponi antigenici rapidi. E oggi, per la prima volta, una seduta viene fatta a Somma Vesuviana, perché fino adesso tutto questo è cominciato dopo l'Epifania, quindi intorno al 10 di gennaio, e è stato fatto sempre in alcune sedi individuate dal distretto 48, in particolare a Marignanella e a Brusciano,
E adesso, grazie al sindaco di Somma, che ha messo a disposizione questa sala consiliare, possiamo fare dei tamponi antigenici rapidi anche qui a Somma Vesuviana. Che cosa succede in caso dovesse essere trovato un positivo e qual è il valore della vostra azione? Allora, il tampone, adesso vengono fatti i tamponi a tutti i bambini che sono rimasti in quarantena fiduciaria. E questo tampone darà la possibilità a questi bambini, poi verrà fatto, se i risultati negativi, potranno essere liberati, diciamo, dalla quarantena. Se invece dovessimo trovare qualcuno di questi positivi, ovviamente bisogna confermarlo con il tampone molecolare, quindi a questo punto si prenoterà sulla piattaforma e verrà eseguito dall'USCA. La nostra presenza è soltanto un aiuto, qualcosa in più che noi stiamo facendo, stiamo fornendo al distretto 48 e all'USCA. Ora un caso di cronaca perché i carabinieri hanno fermato a Castel Volturno un uomo di origine ghanese con l'accusa di aver ucciso il figlioletto di 2 anni della compagna. Il fermo è avvenuto dopo che la madre del piccolo, di nazionalità liberiana, si era presentata con il bambino ormai privo di sensi presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno e il bambino è deceduto per le lesioni riportate. Il presunto omicida è stato comunque già fermato su ordine della procura di Santa Maria Capua Vetere e dalle indagini che sono state compiute dagli inquirenti è possibile che il bambino sia stato colpito al volto da un oggetto. Ora i casi Covid a Caserta, consueto aggiornamento come di solito fornito dall'ASL locale. Nei dati più recenti si certificano 99 positivi, 130 guariti ed un solo deceduto. Come potete vedere dalla grafica, il numero di tamponi processati è stato di 1.204 per un tasso di incidenza dell'8,2%. Maddaloni continua ad essere in cima tra tutti i 104 comuni per numero di positivi con 246 casi attivi, c'è poi Caserta con 171 e San Felice a Cancello con 168. Chiudiamo con il calcio dopo la vittoria della Juventus nella serata di ieri nel Derby d'Italia contro l'Inter. Questa sera seconda semifinale di Coppa Italia. C'è il Napoli impegnato allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Atalanta. Gli azzurri, reduci dal trionfo contro il Parma in campionato, vogliono cercare di ipotecare quanto possibile la finale tra le mura amiche. Confermato Petagna dal primo minuto con Zielinski, Lozano e Insigne alle sue spalle, Demme e Bakayoko in mediana. Nella Dea spazio ai titolarissimi con il tridente che sarà presumibilmente formato da Ilicic, Zapata e Pessina. Intanto tiene banco la questione tecnico. Dopo le parole di Gattuso, si sarebbe scoperto che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato l'ex allenatore Maurizio Sarri, ma il tecnico di Figline Valdarno avrebbe declinato l'offerta, mandando anche Gattuso, vista la situazione, su tutte le furie. A scacciare però tutte le fake news che in qualche modo avvolgono l'ambiente partenopeo è stato lo stesso presidente De Laurentiis con un tweet. Ha detto: "Non capisco perché i giornali autorevoli scrivano delle fake news. È vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti per fare sensazione, ma non sto mettendo alla porta nessuno, in particolar modo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, desidera che io metta alla porta un po' tutti quanti." Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio con l'edizione flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.